spaccio di droga sul territorio cilentano. Una maxi operazione è stata portata a termine questa mattina dai carabinieri della compagnia di Agropoli, col supporto nelle fasi esecutive dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno e del Nucleo Cinofili di Sarno. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della locale procura nei confronti di 6 persone. 3 sono finite in carcere, per altre 3 è scattato il divieto di dimora, tutti indagati a vario titolo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli indagati, secondo l'accusa, avevano organizzato una vasta rete di spaccio nei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, Capaccio, Rocca d'Aspide e Torchiara. Inoltre, nel corso dell'attività investigativa condotta dalla sezione operativa della compagnia di Agropoli, i militari hanno recuperato un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente tipo cocaina e 6 persone sono state segnalate quali assuntori alla prefettura di Salerno. È stato infine accertato un episodio estorsivo mediante violenza e minaccia di uno degli indagati, compiuto per recuperare somme di denaro dovutegli per pregresse cessioni di stupefacenti. Tra coloro finiti dietro le sbarre c'è anche un'intera famiglia del posto, mentre tra i soggetti sottoposti al divieto di dimora figura anche un cittadino extracomunitario. L'operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga sul territorio cilentano, dimostrando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare attivamente il crimine organizzato. La collaborazione tra le autorità giudiziarie locali e i carabinieri ha permesso di mettere sotto inchiesta e fermare questi presunti trafficanti, contribuendo a garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Gli investigatori hanno espresso soddisfazione per l'esito dell'operazione, che ha portato allo smantellamento di una rete di spaccio che operava su un territorio particolarmente sensibile.